Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme, come di consueto, gli appuntamenti in calendario per i prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che da venerdì 15 sino a domenica 24 settembre presso lo stand della Proloco di Sernaglia della Battaglia si svolgerà l'ormai tradizionale festa del pesce. Il ricco stand enogastronomico vi farà gustare ottimi piatti a base di pesce naturalmente, venerdì e sabato a cena, la domenica anche a pranzo. Specialità come spaghetti alla pescatora, tagliolini al salmone, insalata di pesce, ma molto molto altro ancora. Si consiglia la prenotazione ai numeri che state vedendo. Da venerdì 15 a domenica 24 settembre, dunque, festa del pesce a Sernaglia della Battaglia. Per il programma completo della manifestazione vi invito a visitare la pagina Facebook della Proloco di Sernaglia della Battaglia. Nel 1960 venne istituita l'OPEC. Il prezzo della benzina, cruccio di tanti automobilisti, dipende in buona parte dalle decisioni dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, meglio nota con la sigla OPEC. Venne istituita nel corso di una conferenza tenuta a Baghdad dai principali paesi arabi produttori del cosiddetto oro nero. Nata come risposta allo strapotere delle compagnie petrolifere straniere, l'OPEC oggi conta 14 membri e dal 1965 ha la sua sede a Vienna. Un giorno senza un sorriso è un giorno perso. Charlie Chaplin. La curiosità del territorio di oggi ci porta proprio a Sernaglia della Battaglia. Siamo in provincia di Treviso, il territorio si estende nell'area centro-meridionale del quartier del Piave, di fronte al Montello. Corso d'acqua principale è indubbiamente il Piave, che segna il confine sud. Per quanto riguarda l'origine del nome, l'appellativo della Battaglia fu aggiunto all'originale denominazione Sernaglia nel 1924, in riferimento agli eventi della Grande Guerra. Le origini del comune sono antiche: nella frazione di Falzè, antico porto sul Piave e centro di interessi scambi commerciali, sono stati rinvenuti reperti risalenti agli aneolitici e ai paleoveneti e non mancano nel resto del territorio tracce della presenza romana. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.